Buongiorno a tutti, benvenuti al TG Peppe, il notiziario flash, una cosa tipo lampe stampa, va, che riassume praticamente le 10 notizie più importanti della provincia di Ragusa e anche possiamo scattare in tutto il mondo, caro mio, abbiamo notizie tutto international, va. Iniziamo con la prima notizia. Autista disciplinato dalla precedenza. L'intera città si commuove. È successo a Ragusa, dove un automobilista a bordo di una Citroen CZKC 3,2 radice quadrata di 4 si è fermato alla rotatoria di Piazza Croce a Ragusa, lasciando passare a bordo di un macchinone di chi tu bestiale, sapete, di chi stacca SUV tutte pupiate, una certa Concettina Di Pasquale. Concettina Di Pasquale, emozionata da questo inaspettato gesto di correttezza, è andata a schiantarsi direttamente contro il camion che aveva in arancio. Sapete che deve essere facile proprio dopo. Soccorsa immediatamente da un'ambulanza, dopo solo 4 ore di agonia, Concettina è stata trovata in uno stato di shock mentre mangiava un'arancia e le prime parole che ha detto ai soccorritori sono state: "Pacciuto, credetemi che in 55 anni che vivo a Ragusa mai mi è succeduto che abbia dato la precedenza, mai mi ha narrato, finalmente mi ha reso, pacciuto". Concettina ancora non sa che l'automobilista è un turista tedesco residente a Düsseldorf. Passiamo con la seconda notizia. C'è ancora scompiglio per i fatti riguardanti il cimitero di Gomiso. Infatti non si sa ancora se l'ampliamento del cimitero verrà eseguito da un ente privato o un ente pubblico. A tal proposito sono state raccolte ben 4.000 firme per evitare che i lavori di ampliamento vengano realizzati da privati, impedendo in tal modo che i costi per i cittadini salgano alle stelle. Ma i commissari, non soddisfatti del risultato ottenuto con la raccolta delle firme, hanno anche indetto uno sciopero dei decessi. In questo modo i cittadini di Comiso protestano contro la privatizzazione del cimitero, affermando: "Se qua prima non risolviamo sta cosa, picciotto, non mora nulla. Non c'è, prima risolviamo sta cosa e poi di nuovo ricominciamo con i decessi". Passiamo alla terza notizia. Trova assegno a terra e si mette in cerca della titolare. È successo a Ragusa in viale Talendalena, dove un uomo di 62 anni ha trovato un assegno intestato ad una donna che lavora in una casa di riposo. Il 62enne è stato ovviamente immediatamente rinchiuso nel reparto di psichiatria per aver compiuto questo insensato gesto di altruismo. Il primario del reparto afferma con ogni probabilità è scattato e fuori testa. Passiamo alla quinta notizia. Un attimo che chiamo la regia per sapere se è la quinta o sesta. Come? No, ma che è la quinta o sesta? Che notizia mi ascoltai? Ma come non lo sai? Ma come? Ma che ti tengo a fare? Come? Ti sta mangiando la brioche? Ma che ti scusate ti sta mangiando la brioche? Come? Passiamo perdere, va, ciao. Ma così scendi, scusa, facciamo che è la quinta notizia, non se ne parla più. Autostrada Ragusa-Catania. 3 giorni fa, alla riunione del CIPE a Roma, è stata accolta con evidente favore la soluzione proposta dal ministro delle infrastrutture Toninelli, che ha affermato: "L'autostrada Ragusa-Catania la farà lo Stato per evitare di far pagare il pedaggio". Ma la Walt Disney, replica Toninelli, non abbiamo ancora gli effetti speciali necessari per realizzare questo film. Che mi pare un film, piaciuto. Autostrada Ragusa-Catania. Come? Sesta notizia. 10.000 piante in 3 serre. Arrestato coltivatore di marijuana. Le fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa, a conclusione di un'articolata attività investigativa, caro mio, hanno individuato e sottoposto a sequestro, incontrata a Ficuzza nel comune di Gela, una piantagione di cannabis trovata in piena fioritura e pronta per la raccolta. Il coltivatore, accusato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, in sua difesa ha affermato: "Mamma mia, mi veniva un po' maci pomarolo, che potevo sapere mai che era erba io? Ma che colpa n'hai?" Giustamente, ma il giudice non gli ha creduto e l'ha condannato agli arresti. E
certo, chiedo per un amico. Se qualcuno sa qual è questa contrada fecuzza, perché non è per buona, ti non è che... Però, non c'è da male, per certo, chiedo per un amico, giusto per capire... Di questa notizia abbiamo un video di cui adesso prego la regia di mandare in onda. Adesso arriva, Carmelo! Adesso arriva, due secondi precisi. Carmelo! Un attimo che chiamo la regia, non so perché ci sarà qualche problema tecnico. Non funziona neanche il telefono. Scusate un attimo. Carmelo! Ma come fai io con il video? Ma che posso travagliare così? Faccio solo il giornale, ma come mando un video? Ma che ci simoniamo completamente? Carmelo, la prima edizione mi fa fare ste malafiore, dai, dai, per cortesia, vai, e dai, forza, mandami. Ancora capriosce, sì, che finisce la tua, moccatilla. Ma che è? Gocce di cioccolato? Lasciami un poco, però, Carmelo, un pochettino lasciami. Mandami lo sto video cortesemente, dai. Un attimo che arriva, Carmelo, ma vedo che ho video senza audio, Ma come? Ma come tu sono senza audio? Ma che ci potevo mandare? La cosa con un video senza audio? Che non capisce niente? A peggiorire sta venendo per me. Uno. Reddito di cittadinanza. Ragusano si reca all'ufficio postale per ritirare il reddito di cittadinanza, ma una volta arrivato il suo turno scopre il grande bluff. Gli spettano solo 40 euro. Successo a Ragusa, dove Pino accetta, dato di matto davanti agli impiegati postali, invento contro questi e urlando: ma come 40 euro? Ma chi stiamo babbiando? Ma non ci posso mancare questa, ma manco per una settimana 40 euro? Ma diamo con 780 euro finiamo a 40 euro? Ma che mi state facendo? Ah, la musica, non può giusto? Ma finiamo a cilla, cortesemente, va! A protestare non è solo Piracetta, ma anche sottoscritto, perché di mai, oh, come finivo? Oh, magari io sto sputando, a un anno, ma ci sto trovando il reddito, ancora non ha ruotato niente. Ma che si fa così? Carmelo, da finire sta la brioche? Oh, veramente! Passiamo all'ottava notizia. Adesso passiamo alle notizie più leggere. Un'applicazione aiuterà i turisti russi a muoversi in Sicilia. Numerose le segnalazioni di tanti masculi sicoli che, spinti da un gesto di altruismo, affermano: per le turiste russe ci pensiamo ne altre, le guidiamo noi, ci indichiamo le strade, tutte, non c'è bisogno dell'applicazione. Passiamo alla nona o decima notizia, non mi stai ricordando attorno. Manca sperci a Carmelo, perché Carmelo manca usa, vabbè, Carmelo, ma che mi dici? Vabbè, facciamo che sia la penultima notizia e non se ne parla più. Lite tra pensionati, partita a carte e finisce assediate. È successo a Spoleto, dove un giovane pensionato di 85 anni è stato ricoverato al pronto soccorso con una ferita alla testa. Tutto è iniziato quando il giovane pensionato 85enne, durante una partita a briscola, ha calato subito il carico a primo giro. Il suo compagno di gioco a questo punto non ci ha visto più e l'ha colpito violentemente con la sedia su cui stava seduto. Ora, per giù, cioè, no, la violenza non va giustificata mai, mai, per giù. Però siamo calo carro che a primo giro un pochettino, sacchetto, ma giro, no, cioè, ci può magari stare avanti, diciamola tutta, per giù. Concludiamo con l'ultima notizia. Arrestato il pusher che rilasciava la ricevuta ai clienti. È successo a Sansepolcro, dove un ragazzo di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Stando a quanto riferito dalla polizia, il 21enne era uno spacciatore che rilasciava una ricevuta con la quale attestava la correttezza della transazione eseguita. Ora io dico una cosa, Azzu, se non fai la fattura e sei un evasore fiscale, se fai la fattura e ti arrestano, cioè, perché se pure l'Italia non funziona, non puoi dire avanti, perché non si capisce le regole, capisci? Non è possibile, va. Avete sentito il suono? Questo è il momento degli annunci. Cercasi socio per apertura negozio, richiedesi passamontagna e piede di porco. Massima serietà. Cioè, mi raccomando, che tanto qua in Italia mi pare che i negozi si aprono così, va. Signori, per questa edizione è tutto. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra edizione di TG Peppe. Ciao, buongiorno!